Il trust quali ripercussioni può avere nella ricerca e nello sviluppo delle aziende? Allora, è uno strumento molto flessibile perché il codice civile ammette la possibilità di vincolare parte del patrimonio dell'azienda per sviluppare un'idea, si chiamano patrimoni destinati per un singolo affare. Però questo patrimonio destinato per un singolo affare è limitativo in quanto non ha una sua autonomia economica e se ad esempio l'azienda dovesse andare in default anche il patrimonio destinato per un singolo affare va nel default. Invece vincolandolo in un trust, indipendentemente dalla gestione positiva attiva dell'azienda, è un'entità separata che avrà tutto un suo cammino e un percorso economico e anche di sfruttamento economico e quindi è un polmone finanziario di autoinvestimento dell'azienda.